Buongiorno a tutti, siamo qui a fare colazione insieme, come ieri e come tutti i giorni del festival. Oggi abbiamo una delle mie cantanti preferite in assoluto, e anche una di quelle per cui faccio il tifo quest'anno a Sanremo. E vi dico subito chi è, anzi ve la faccio vedere e ve la presento. Malika Ayane. Oh, Eccola qua. buongiorno. Ciao Malika, come stai? Buongiorno. Tutto bene? Guardate che Benissimo, grazie. meraviglia di location, cioè è tutto bello, è bella lei, bella il vestito, bella la parete dietro, ma dove sei? È bella la tazza, ma dove sei? Praticamente nella casa che abbiamo trovato insieme alla mia squadra, abbiamo fatto portare dei fili, per cui le cambiamo tutti i giorni, solo che ci siamo svegliati un po' tardi e non abbiamo messo le lampade, se no abbiamo anche un allestimento di arredamento, però c'è un angolino di casa Proprio. dedicato alle chiacchiere. Ah, fantastico. Quindi tu hai preso casa, non sei andato in albergo e quindi insomma sei un po' meno in prigione perché una casa rispetto a una camera d'albergo da dove non si può uscire. Ieri mi raccontava Francesco Renga che lui neanche il pranzo può, cioè gli portano in camera davanti alla porta il pranzo e lui deve stare dentro la camera. Quindi praticamente è come essere a San Vittore. Diciamo che sì, la mia Invece tu hai un po' claustrofobia più. purtroppo. Dov'è la casa? Vedi il mare dalla casa oppure sei dentro Sanremo? No, vediamo il mare, però siamo un po' di persone qua, quindi come se fossimo poi in realtà in uno di quei piccoli boutique hotel, però autogestiti. Quindi io cucino, cioè, o meglio, ho cucinato 2 giorni di fila. Oggi che inizio a cantare, mi sa che perderò lo scettro, Esatto. anzi, il mestolo più che lo scettro. Però Esatto. sì, vediamo abbastanza spazio, insomma, per stare da soli, ma ce n'è anche sufficiente per poter stare insieme un po', che insomma, è una Certo. bella, no? Lo Senti, l'hai senti visto come il festival casa. di ieri sera? Vai e Certo, vieni motivo per cui ho fatto. C'è un Accidenti, po' di quindi. problema col tuo audio, però. Con il mio audio, ok. Accidenti. Naturalmente abbiamo i fondali bellissimi, ma non abbiamo un tecnico. Va bene, Quindi. non importa. Senti, hai visto il festival ieri sera? Sì, ti è piaciuto? Sì, l'ho visto. Mi è piaciuto, ma mi ha incuriosito. L'ho guardato con grande attenzione proprio per i motivi per cui, cioè, tutti lo si è guardato con grande attenzione, no? Quindi la proposta è diversa, piuttosto che anche insomma, tutto lo spettacolo in sé. Tutto quello di cui si è tanto premesso ieri ha avuto luogo e io l'ho guardato con grande avidità. Senti, ma io la sensazione che ho avuto io, no? È un bellissimo spettacolo, un sacco di idee, le canzoni mi sono sembrate tutte. Quasi tutte, insomma, buone, non tutte, sinceramente, ma quasi tutte. Però io ho notato una cosa, che la mancanza di pubblico, secondo me, si è sentita un po' in tutto lo spettacolo. Tu cosa ne pensi? Allora, mi sono accorta di quanto veramente fosse influente il pubblico, non tanto quando ho fatto le mie prove, wow, tanto quanto ho visto il contributo a Loredana Bertè e la standing ovation per lei, no? Quando hanno mandato. Io mi sono accorto che il pubblico fa veramente la differenza in uno spettacolo, cosa che avevo sottovalutato fino a poco prima, però ti potrò dire domani o nei prossimi giorni, quando insomma sarò lì a cantare veramente che cosa si sente. Perché infatti il problema è che anch'io pensavo che tutto sommato, no, facendo, siccome se è uno spettacolo televisivo, se si poteva anche sopperire, però in realtà secondo me si è sentita proprio la mancanza del pubblico. Poi il pubblico di Sanremo, tu lo conosci, è
un pubblico molto caldo, è un pubblico proprio reattivo, no? Nel bene e nel male. Quindi, e quindi secondo me questo è una cosa che sì, giocare come ha fatto Fiorello sulla platea, però insomma, secondo me è stato un po' un problema. Però insomma, vedremo. Magari invece ieri, per esempio, parlavo con Madame e mi diceva che lei era contenta che non ci fosse il pubblico perché il pubblico le dà ansia, ma lei ha detto che ha fatto meno di 20 concerti in vita sua, quindi diciamo è un po' diverso. È un po' diversa la cosa. Senti, la tua canzone è una canzone un po' diversa dalle tue canzoni, no? O no? Sì, ma no, diciamo, perché secondo me ha degli elementi molto vicini, che ne so, al di là della questione del BPM, no? Che penso a Senza fare sul serio, o insomma, di canzoni un pochino più ritmate, ne ho fatta. E quindi qualcosa ce l'ha nel contenuto, nel modo in cui si sviluppa il tema e poi apre, no? Spalanca quella cosa di energia da tirare fuori, no? Quando non ci si può più contenere, ecco, no? La cosa da la pressione. Quindi quella ce l'ha molto vicina a tutto quello che è un po' il mio modo di fare la musica. In termini di invece diversità assoluta, c'è invece secondo me il discorso di una voglia di un'apertura di non tanto di spensieratezza quanto di puro divertissement, che da me no, non ce lo si aspetta mai. E infatti ho visto che in alcuni casi ho un po' lasciati non perplessi, però se non altro Disorientato un non po', però è è bene esatto. stupire, è bene Ah, stupire, assolutamente, è se no bene che stupire. noia. No, no, ma infatti, senti, secondo, è una di quelle canzoni che, perché non sempre diciamo la grande orchestra che cambia un po' ovviamente la canzone che poi invece sentiremo per radio o nei CD, eccetera. È una di quelle canzoni che ci guadagna con l'orchestra o è una canzone in cui tu hai tenuto un po' a freno l'orchestra nell'arrangiamento perché deve venire fuori invece più il ritmo, perché insomma è una canzone quasi dance, no? Allora, ho fatto un lavoro anche in questo caso di, diciamo, di adattamento al contesto. Quindi, per fare l'arrangiamento orchestrale, ho chiamato Vince Mendoza, che già aveva lavorato con me su Ricomincio da qui e su Come Foglie. Quindi, un arrangiatore, un signor arrangiatore, no? Che ha vinto tanti Molto Grammy, ha lavorato sofisticato. con Certo. tanti. Esatto. E proprio perché se hai un'orchestra sinfonica è da sciocchi lasciarla lì, no? Non E non usarla, farla certo. partecipare il più possibile. Mentre per quello che sarà poi il discorso della radio, dove magari un uso esagerato dell'orchestrazione può fare l'effetto disco music e non era quella che avevo, allora in quel caso ho puntato a una produzione più essenziale, ecco. Senti, allora io voglio dire pubblicamente che credo di essere stato uno dei tuoi primi fan, perché se ti ricordi io ho cominciato a chiedere chi fosse quella voce meravigliosa che faceva uno spot, mi pare per un'automobile, e poi su un social ci siamo parlati per la prima volta su un social che non esiste più, non mi ricordo neanche come si chiamava, MySpace, non so, una roba MySpace, che del era genere. meraviglioso. E da lì ci siamo conosciuti, se ti ricordi, perché proprio ero rimasto affascinato da questa voce pazzesca, come del resto poi tutti quanti. Non è che io ho avuto questa grande intuizione, però tra quelli che appunto la pensano come me, cioè che tu sei un artista eccezionale, c'è anche Paolo Conte, e non a caso Paolo Conte è l'autore della canzone che tu porti. Domani sera nei duetti, che è Insieme a te non ci sto più, la canzone che poi ha portato, che è stata portata al successo da Caterina Caselli, una canzone meravigliosa che tra l'altro anche Battiato forse ha fatto e quindi insomma una canzone pazzesca. Perché hai scelto questa? Beh, naturalmente perché è una bella canzone, prima di tutto. Sai che la Certo. scelta della cover non è mai facile. E poi ho pensato, come secondo
Seconda cosa è che volevo andare a esplorare una parte emozionale e di scrittura di canzone diametralmente opposta alla mia canzone in gara, quindi dare anche quella parte di Malika che per fortuna al pubblico piace abbastanza. E Sì, poi ho amore. pensato che omaggiare sia Caterina che Paolo in un colpo solo, no? Al mio quinto Sanremo, dopo che al primo Sanremo, cioè praticamente c'erano loro a portarmi a battesimo. Ecco, mi sembrava un cerchio bellissimo da chiudere. E sono molto contenta di come è venuta, quindi spero di tirare fuori qualche lacrimuccia in giro. La metterà, sarà anche perché dovrebbe uscire un disco nuovo tuo, no? La metterai nel disco anche questa cover, o no? La metterò nella versione digitale perché per una questione di coerenza dei suoni, non tanto per un dissociarsi, perché è bellissima, ma è veramente tanto diversa da il Tutto mondo il resto sonoro. del disco. Sì, esatto, che ha proprio un filone, ha un inizio e una fine, come sempre. Io sono ossessionata dai dischi che rotolano e Certo. non che, no, che raccolgono solo insieme delle canzoni. Quindi vabbè, comunque sia, in questo, cioè, se mi avessero detto al mio primo Sanremo che sarebbe diventato veramente così liquido il tutto e che io sarei stata una specie di desueta signora ancora appassionata di dischi fisici, di concept album, non ci avrei mai creduto. No, ma in effetti invece un po' sta tornando tutto, stanno tornando i dischi fisici perché cioè adesso è il vinile che sta tornando, comunque il liquido poi alla fine lo perdi un po', no? Cioè io per dire ieri sera prima ridevo, i miei giornalisti mi prendevano in giro perché io anziché soltanto appunto non so Spotify o queste robe che uso naturalmente eccetera, mi sono comprato proprio sullo store la versione digitale di due o tre canzoni di ieri sera perché mi erano piaciute, capito? Proprio, anche se non sono materiali me le sono proprio comprate come se fossero, no? Però Sì. sta tornando anche i concept album, anche quello stanno un po' tornando, no? L'idea di fare un disco che abbia una sua logica e una sua coerenza, che è un filo che lega tutto. Quindi sono molto curioso di sentire questo disco. Senti, stasera come ti vedremo? Come ti vestirai? Non puoi dirlo, ovviamente. Ci sarai qualcosa di... Cioè, più che Eh? come, che secondo me parlare di canzoni vestiti è sempre un disastro, perché la descritta è un'immaginazione che può essere fuorviante, quindi di sicuro è bellissimo, un Bene. abito Ah, bene, favoloso, questo non proprio avevo dubbi. Non avevo dubbi. Senti, e degli altri, tu hai sentito le altre canzoni del festival? Hai sentito nelle prove, non so. Ma, no, durante le prove se avevamo dei ritmi talmente serrati che non è. Mai Cos'è incontrati, che ti praticamente in pianta. incuriosisce? Chi è che ti... Perché c'è molto indie, no? Diciamo tra i 26, no? Cioè tu che sei un indie, sei già, come dire, però nei classici, non so come dire, come se fosse entrata un'onda di indipendenti, anche alcuni quasi sconosciuti al grande pubblico, no? Chi è che ti incuriosisce tra i nomi del festival in particolare? C'è qualcuno che ti incuriosisce o che conosci? E beh, allora, molti si sono esibiti ieri, quindi a partire da Come Cose che ho adorato, cioè proprio un'iniezione di amore in questo mondo che a volte è brutale e loro sono deliziosi, oltre che bravissimi. Vabbè, Gammon è naturalmente un amico, poi ci sono le certezze della vita come Max Gazzè che non ne sbaglia mai una. Però invece di quelli che si esibiscono stasera, beh, Madama anche è stata strepitosa, una forza, una genuinità che non vedevo da tanto tempo, proprio la fame della giovinezza mi ha riempito il cuore vedere che non si vive di sola apparenza, no? Mentre di quelli che si esibiscono stasera, la rappresentante di lista è, cioè, sono fortissimi, hanno proprio un carisma, cioè, mi piace questa ondata di energia, vedere piccole pesce
Cioè, di Martino, che sono in già, cioè veramente sono giovani così, ma mi sa che sono pure più grandi di me, però ecco, hanno Sì. soprattutto una storia molto lunga, e vederli lì divertiti cioè, secondo me, mi dispiace che ci siano stati meno ascolti, perché si sono persi delle cose belle che arriveranno in un'altra forma. Però ecco, Sì, è tutto comunque, molto, diciamo, molto mi affascinante. ero dimenticato di dire gli ascolti, appunto, perché ce li siamo detti fuori onda prima di cominciare questa diretta. Diciamo che il festival ieri sera ha fatto nella prima parte, cioè dalle 9:30 a mezzanotte, 11 milioni e 200, e nella seconda parte 4 milioni e 200. In sostanza ha perso 1,5 milioni di spettatori rispetto all'anno precedente. Questo è il dato. Uno dice, come diceva giustamente Malika, facendo un esempio significativo, lei magari quando sale sul palco in un teatro nota i 20 posti vuoti invece dei 3.000 pieni, no? E quindi è così, cioè comunque sono ascolti pazzeschi che non, insomma, certo, rispetto all'anno scorso è qualcosa di meno, dovuto probabilmente anche a questa sensazione di mancanza di pubblico, però insomma, sono ascolti pazzeschi che nessuno fa, nemmeno le partite di calcio, che sono la cosa più vista nella TV. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo poi, oggi che giornata hai? Interviste, contatti, cosa fai? Fai delle prove di voce? Cosa fai? Allora, adesso metto su un tortino, un gattò di patate, così per pranzo è pronto per come mezz'ora tra un'ista e l'altra. E poi facciamo un sacco di interviste, e a un certo punto arriveranno i danzatori che saranno con me sul palco di sera, quindi cerchiamo di fare una volante per superare la relazione, poi mi scaldo bene la voce, mi seguo per, se non lo sapete, sistemarmi capelli, faccia, per arrivare presente, ben concentrata, e poi ci sarà l'oretta dell'ansia clamorosa, perché non essere nel trambusto sanremese rende il momento del palco veramente più impattante, secondo me. Sì, immagino, lo immagino, lo immagino. Senti, ultima cosa, hai visto ieri sera i risultati, no? Prima Annalisa, seconda Noemi. Cioè, come la sei invece più bassi, appunto, Coma Cose, con la Pesce di Martino, no? Cos'è che, come te lo spieghi questo fatto? Cioè, o si può spiegare oppure è semplicemente così? È un voto, no? La giuria demoscopica. Io mi ricordo l'anno di Ricomincio da qui, quando erano su nella galleria, no? Perché non è un loggione, è vero? Mi ricordo quando erano lì sopra e io finii di cantare, mi ricordo quell'applausone. Cioè, è un pubblico da, se vogliamo chiamarlo più classico, per cui c'è sicuramente una componente di affezione verso quello che conoscono già da tempo. E mentre tanti artisti, cioè, sicuramente se non li conosci, magari sul primo impatto non sono altrettanto incisivi, no? Da un punto di vista proprio Certo, televisivo, certo. sanremese, ecco, sanremesco anzi in questo Sanremesco. caso. Sanremesco. Avevi detto che dovevi cercare la parola sorrisi per definire Sanremo. Comunque, Sanremesco è perfetto. Va bene. Sanremesco, esatto. In bocca al Quindi poi lupo, io ti vediamo. ringrazio Di carità tantissimo. rende le cose un po' più complicate. No, ti ringrazio, dicevo, ti ringrazio tantissimo per questo collegamento, ti ringrazio per aver fatto colazione con me, seppure a distanza. Non ti ringrazio per non avermi invitato a mangiare il gattò di patate, ma io comunque non sono a Sanremo, però potevi fare almeno il gesto, anzi, ti conveniva fare il gesto, perché tanto io non potevo venire. Vabbè, Noi sarà per siamo un'altra tutti volta. murati, tutti chiusi come nel bozzo, si esce solo per andare a teatro, che sono terrorizzata all'idea che Va succeda bene, hai qualcosa. trovato la scusa, va bene, hai trovato la scusa. Comunque, io ero pronto a tamponarti per venire a mangiare da te. Comunque, me lo segno come invito milanese quando torniamo nella pace della fine della pandemia. Va bene, mi Con piacere. auto invito. In bocca al lupo.
per stasera e non vedo l'ora di vederti e di ascoltarti. Ciao, grazie mille. Viva il lupo, grazie Aldo, a presto. Ciao Malika, ciao.